amici di Napoli With Me, benvenuti in questa nuova puntata dove il valore aggiunto della nostra location oggi è questa mostra fotografica relativa ai graffiti. Abbiamo qui i protagonisti. Ciao, Gianluca. Emiliano. Ciao, Salvatore. Questa fusione tra la vostra realtà con quella di Napoli With Me. Allora, noi abbiamo scelto il tema black and white perché in realtà questa gente si muove nelle ore scure. È difficile far arrivare alle persone, ed è forse il motivo per il quale siamo qua, il concetto che questa non è vandalismo. Lo slogan del programma è: noi crediamo nelle idee che diventano azione. Stanotte abbiamo monitorato il lavoro che c'è stato per il montaggio, che è stato anche a mio avviso molto divertente. Io credo che la stessa realizzazione dell'evento sia un qualcosa che già può eliminare l'etichetta del vandalo. Se solo pensi da quello che è nata l'idea del graffito, quando sulla metro di New York sono nati i primi graffiti, perché fondamentalmente il graffito è nato sui treni e non sui muri, dove sono gli spazi legalizzati. Quindi il writer puro, il bomber puro, quasi non accetta il muro legale. Quando in America è nato questo fenomeno e si scriveva il nome su una metropolitana per mandare un nome da un quartiere all'altro, per dire io esisto, non perché si voleva fare il graffito per dire così. Allo stesso modo si muovono le persone oggi. Questa mostra sarà itinerante, quindi molto probabilmente avrà la possibilità di cambiare anche location. Ci sono dei progetti in cantiere per voi? Abbiamo il progetto di poter far uscire un libro, The Good Times, un libro che riguarda i 15 anni di storia della crew di cui abbiamo fatto le fotografie, nella quale abbiamo fatto questo report. Una crew longeva nella nostra città e che, come in tutta quanta Europa, continua a vivere e esistere come esistono i graffiti un po' dappertutto nel mondo. Non siamo artisti, non siamo fotografi, però insomma ci mettiamo il nostro impegno per poterci divertire, per poter stare. Abbiamo cercato di far capire alle masse, non solo a chi fa i graffiti, che comunque, a prescindere da tutto, sia prima che durante che dopo un graffito c'è un lavoro, c'è uno studio, dietro ci sono delle persone che comunque lo fanno col cuore, però comunque la mattina si svegliano e sono persone regolari, insomma. Quindi di conseguenza, avendo modo di conoscere queste persone, possiamo dire tranquillamente che non sono né vandali né tantomeno amano definirsi artisti, assolutamente. Preferiscono essere chiamati graffittari, punto e basta, perché graffito è nato così e finirà così, insomma. Quindi questo è quello che abbiamo cercato di estrapolare da questa, diciamo, da questa mostra. Poi insomma il resto vediamo di trovare qualche altro tema, qualche altra motivazione, qualche altra spinta, insomma, per poterla. Perfetto, allora Napoli With Me è ancora una volta testimone di sana napoletanità. Non ci rimane che salutare con lo slogan Napoli With Me, Natural People, Natural Selection. No, ripetila. Andiamo? Napoli With Me, Natural People, Natural Selection. E quel barbone di Fresco in Sì questa notte intervista? Sì. Di nome? Salvatore. Quanti anni hai, Salvatore? 17. Anche tu piccolissimo hai iniziato a intraprendere, diciamo, la passione dei graffiti a quanti anni? 12-13. Come mai il graffito in se stesso? È nata così la passione di scrivere, di farmi conoscere. Ho voglia di farmi conoscere dal mondo. L'attrazione che provi nei confronti del colore, della puzza di vernice, della bomboletta, come è nata e se c'è? Com'è nata? Eravamo piccolissimi, siamo partiti andando a Chiaiano, c'erano dei ragazzi più grandi di me, vedendo loro ballare, fare dei graffiti, da lì è partito tutto. Come mai ti esprimi tramite il graffito? Ho tante di quelle cose che vorrei dimostrare al mondo, sono immense. Il nostro slogan è Natural People, Natural Selection. Alla prima volta nessuno mai ci riesce a dirlo, ci proviamo con te. Napoli With Me. Non mi esce. Diciamo insieme, vai. Natural. Natural. People. People. Natural. Natural. Selection. Selection. Okay. Natural people. Natural selection. Okay.